Petrosino, Mazzarese arrestato dai carabinieri per il furto in due panifici. Castelvetrano evade dai domiciliari per andare a fare la spesa, in manette un nigeriano. Palermo, Best Mazzara, il TAR dice no alla richiesta di risarcimento di 3 milioni di euro. Trapani, primaria del Partito Democratico il 3 marzo, gazebo in tutti i comuni della provincia. Mazzara, il piano ospedaliero pubblicato in Gazzetta, ecco il nuovo Abele Aiello. Buongiorno a tutti e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del TG Vallo, che apriamo con la cronaca. Iniziamo da Petrosino, dove i carabinieri hanno arrestato un mazzarese accusato di aver messo a segno due furti ai danni di due panifici, uno di Petrosino e uno di Marsala. I particolari nel servizio. Individuato e arrestato dai carabinieri il presunto autore di due furti perpetrati tra maggio e luglio scorsi ai danni di due panifici tra Marsala e Petrosino. L'arrestato, il 44enne mazzarese Domenico Noè. Sarebbe stato lui, secondo i militari dell'arma della stazione Petrosilena, a intrufolarsi nei due esercizi commerciali e a portare via l'incasso di giornata. I due colpi sono stati messi a segno nei mesi scorsi con le medesime modalità. Il ladro è riuscito a entrare nei locali durante la chiusura tra la mattina e il pomeriggio, dopo aver forzato gli ingressi, a portare via il registratore di cassa. Le indagini dei carabinieri sono state avviate dopo la denuncia presentata dai rispettivi titolari dei panifici e grazie anche alla visione delle immagini registrate da alcuni sistemi di videosorveglianza, i militari sono risaliti all'identità del 44enne mazzarese. Nelle immagini si vede il ladro entrare all'interno dei panifici e uscirne poco dopo con il registratore, salire a bordo di un'auto condotta da un complice e andare via. Il complice è stato identificato e denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria. Dopo le formalità di rito, Noè è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, così come disposto dall'autorità giudiziaria. A Castelvetrano invece la polizia ha tratto in arresto un nigeriano per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Sentiamo. Con l'accusa di evasione dagli arresti domiciliari, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Castelvetrano hanno tratto in arresto il 31enne nigeriano Stalle Inoci. Le manette sono scattate sabato scorso, dopo che il giovane non è stato trovato nella sua abitazione durante un controllo di routine eseguito dai poliziotti. Inoci è stato rintracciato poco dopo dalla polizia, non lontano da casa. Il 31enne aveva con sé alcuni sacchetti della spesa ed è stato arrestato per violazione della misura cautelare alla quale era sottoposto. L'arresto del nigeriano è stato convalidato ieri mattina dal giudice del Tribunale di Marsala, che poi ha anche deciso di sottoporre il 31enne nuovamente al regime degli arresti domiciliari in attesa del processo. L'arresto rientra nell'ambito di una serie di controlli straordinari del territorio eseguiti la scorsa settimana dai poliziotti del commissariato castelvetranese. Oltre ad arrestare al 31enne, gli agenti hanno identificato 57 persone, fermato 31 autoveicoli e levate due sanzioni per violazione del codice della strada. Quello dei trasporti aerei da e per la Sicilia è un tema centrale per il nostro governo, lo ha affermato il sottosegretario del Movimento 5 Stelle Vincenzo Sant'Angelo, che ieri ha incontrato la parlamentare grillina Valentina Palmieri e Stefania Campo, confermando il timore che si vogliono a tutti i costi privatizzare gli scali aeroportuali siciliani. Preoccupazione, afferma Sant'Angelo, giustificata anche dalla recente nomina di Vito Riggio come consulente della regione. La nostra posizione è chiara, a proseguire ancora Sant'Angelo, vogliamo una rete unica regionale che ponga fine alla concorrenza tra gli aeroporti pubblici siciliani. Ammonta oltre 1.200.000 euro il finanziamento che il Comune di Marsala ha chiesto alla Regione per realizzare il progetto Acquasal, presentato la scorsa settimana al convegno Acquafarm di Pordenone. Si tratta di un progetto che ruota attorno alla realizzazione all'interno della riserva dello Stagnone di un presidio di acquacoltura. Partner del progetto sono l'ex provincia di Trapani e il consorzio universitario trapanese. In particolare la missione del progetto è volta a contribuire allo sviluppo economico del territorio attraverso la valorizzazione di attività produttive sostenibili, tradizionali e innovative.
E arrivano le prime risorse per gli interventi di viabilità interaziendale, strade rurali nell'ambito del programma di sviluppo rurale 2014-2020. La Regione sta infatti provvedendo a notificare i decreti di finanziamento ai beneficiari che potranno quindi dare l'avvio ai lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria della viabilità. Si tratta complessivamente di 79 progetti distribuiti su tutto il territorio regionale per un importo complessivo di 50 milioni di euro. Il Dipartimento regionale per lo sviluppo rurale inoltre ha avviato le procedure per un nuovo bando che avrà una dotazione iniziale di circa 26 milioni di euro. Parliamo adesso del progetto BEST Mazara, una vicenda che va avanti ormai da quasi 6 anni. A seguito dell'ennesimo ricorso al TAR presentato dalla società proponente, il TAR ha detto no alla richiesta di risarcimento. Sentiamo il perché nel servizio. Entro un mese la Regione dovrà esprimersi positivamente o negativamente sul progetto BEST Mazara. In caso contrario, a prendere la decisione definitiva sarà un commissario ad acta. È quanto hanno sentenziato i giudici della prima sezione del TAR Sicilia, sede di Palermo, a seguito del ricorso presentato dalla società che da 5 anni cerca di ottenere le autorizzazioni per la realizzazione di un megacentro polifunzionale per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti in contrada San Nicola, confine tra i territori di Mazara del Vallo e Campobello di Mazara. La sentenza è stata pubblicata venerdì scorso e ha accolto in parte il ricorso presentato dalla BEST Mazara relativamente all'obbligo della Regione di esprimersi sul progetto in questione. Per il resto, però, i giudici del TAR hanno respinto la richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla stessa BEST per i ritardi accumulati nel procedimento, quantificati dalla ricorrente in oltre 3 milioni di euro, così come hanno respinto la richiesta di un pronunciamento positivo nel merito del progetto da parte dei giudici. Un ulteriore capitolo di una vera e propria saga, insomma, che va avanti dal 2013, quando il megaprogetto milionario venne presentato in aula consiliare alla presenza del sindaco Nicola Cristaldi, da sempre favorevole al progetto, un'iniziativa imprenditoriale attorno alla quale in città si è discusso molto, con posizioni favorevoli e non favorevoli. Un progetto sul quale tra l'altro ha espresso parere contrario il WWF, ente gestore della riserva naturale dei Gorghi Tondi, attorno al quale si sono registrati veri colpi di scena. Come si legge nella sentenza, tra l'altro, già lo scorso luglio la Regione avrebbe preannunciato alla stessa BEST Mazara il rigetto del progetto, ma ancora l'iter burocratico non si è concluso. Il presidente Enzo Sturiano ha convocato il Consiglio Comunale di Marsala a 2 nuove sedute che si terranno domani al 27 febbraio entrambe con inizio alle 16:30. All'ordine del giorno sono stati scritti 82 punti e tra gli argomenti in discussione figurano l'esame di alcuni regolamenti, la richiesta di autorizzazione per la realizzazione di alcuni impianti sui rifiuti e l'anticipazione di liquidità prevista dalla legge di bilancio 2019. L'Aula esaminerà anche una serie di mozioni e atti di indirizzo. Adesso ci fermiamo per un'altra pausa pubblicitaria. 2 avvisi pubblici per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e la sostituzione degli infissi esterni del plesso centrale di via Luigi Vaccara della scuola Media Grassa di Mazara del Vallo sono stati pubblicati all'albo pretorio online del comune. Gli interventi di messa in sicurezza riguarderanno sia il terrazzo che il cortile e i prospetti del plesso centrale con una cifra base d'asta di 83.000 euro. In questo caso il termine della presentazione delle offerte scadrà il 26 marzo. Per quanto concerne invece la sostituzione degli infissi esterni, l'importo complessivo ammonta a 80.000 euro, di cui 66.000 a base d'asta, e le offerte in questo caso dovranno pervenire entro il 28 marzo. Parliamo adesso di politica, tempo di primarie nel Partito Democratico, Gazebo in provincia di Trapani, nei vari comuni, il 3 marzo. Tempo di primarie per il Partito Democratico in provincia di Trapani. L'appuntamento è per domenica 3 marzo nei comuni del territorio dove gli iscritti non solo potranno votare per la scelta del nuovo segretario nazionale del partito. Una corsa a tre che vede sfidarsi Roberto Giachetti, Nicola Zingaretti e l'ex ministro Maurizio Martina. Un appuntamento importante per i democratici che da mesi vivono una stagione di veleni e scontri interni, sia su scala nazionale che regionale e provinciale.
provinciale. Un partito dilaniato, insomma, che spera di uscire dal pantano attraverso le primarie e l'elezione del nuovo responsabile politico dei Democratici. I seggi saranno aperti dalle 8 alle 20, si legge in una nota della Federazione Trapanese del PD, e potranno votare tutti coloro che si riconoscono nella proposta politica del partito. Per votare bisognerà recarsi al seggio muniti di un documento di identità e della tessera elettorale. I fuorisede sedicenni potranno votare previa registrazione entro il 23 febbraio nell'apposita sezione del sito www.partitodemocratico.it. Questi seggi in provincia di Trapani, a Favignana, in Piazza Europa, per Custonaci e San Vito, in via Rizzo a Custonaci, per Valdedice e Buseto, in via Catalano a Valdedice, a Castelvetrano, in via Bonsignore, a Pantelleria, in via Cagliari, per Santa Ninfa, Gibellina, Partanna, Poggio Reale e Santa Paruta, in piazza Libertà, Santa Ninfa, a Campobello, in via Umberto I, per Castellammare, Castellammare e Calatafiori, in corso 6 aprile ad Alcamo, a Paceco in via San Severino, per Salemi e Vita in piazza Libertà Salemi, a Marsala seggio 1 in via Frisella, seggio 2 in contrada Terranove, a Mazzara presso l'Auditorium Caruso, per Trapani ed Erice all'Hotel Crystal a Trapani. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo piano ospedaliero della Sicilia. Vediamo allora tutte le novità che riguardano l'ospedale a Belaiello di Mazzara. Con la pubblicazione lo scorso 8 febbraio in Gazzetta Ufficiale del decreto dell'assessore regionale per la salute Ruggero Razza è diventata ufficiale la nuova rete ospedaliera siciliana. Il documento firmato il mese scorso adegua la rete al decreto ministeriale 70 del 2015, meglio conosciuto come decreto Balduzzi, e recepisce le ultime indicazioni provenienti dal Ministero della Salute. E per quanto riguarda l'ospedale a Belaiello di Mazzara del Vallo, tutte le previsioni contenute già nella prima bozza del piano Razza sono state confermate. A partire dalla classificazione come DEA di primo livello del ristrutturato nosocomio mazzarese. Un riconoscimento chiesto da più parti nei mesi scorsi e che finalmente è diventato realtà con l'ospedale che non è più individuato come presidio di base. Certo, le scelte dell'assessore hanno modificato profondamente l'articolazione dei reparti e la loro classificazione tra unità complesse e semplici, e le critiche non sono mancate. Ricapitolando dunque, quel piano assegna all'ospedale mazzarese 139 posti letto articolati in 6 strutture complesse, 13 semplici e 6 dipartimentali. Nel precedente piano invece posti letto erano 123 articolati in 9 strutture complesse e 7 semplici, oltre alla radioterapia struttura dipartimentale, per un totale di 123 posti letto. Con il nuovo piano restano complesse le unità operative di medicina generale, neurologia, oncologia e ostetrice, mentre passano da complessi a semplici i reparti di chirurgia generale, ortopedia e la direzione sanitaria, mentre la cardiologia e la farmacia ospedaliera da complessi diventano strutture dipartimentali. E ancora, il reparto di oculistica passa da semplice a struttura dipartimentale, l'unità coronarica da semplice a complessa. Restano semplici con il nuovo piano i reparti di neonatologia, psichiatria, lungodegenza, il laboratorio di analisi e il reparto di riabilitazione e recupero funzionale, così come viene confermata struttura dipartimentale la radioterapia. Infine, il piano Razza prevede anche alcune novità assolute rispetto al precedente piano: l'attivazione della terapia intensiva come unità complessa, l'attivazione di ematologia e gastroenterologia come strutture dipartimentali e l'attivazione come unità semplici di pediatria, terapia del dolore, radiologia, anatomia e servizi istologici. Carnevale 2019 a Castellammare del Golfo. Da domenica 3 a martedì 5 marzo sono previste varie attività per grandi e piccoli organizzate da Proloco e Comune in collaborazione con associazioni e attività locali. Per le vie della città, dopo anni di assenza, reso noto il Comune, torneranno a sfilare carri allegorici e gruppi in maschera.
E l'amministrazione comunale di Marsala ieri ha presentato alla stampa l'edizione 2019 del Carnevale che si svolgerà dal 2 al 5 marzo. Presente il sindaco Alberto Di Girolamo, gli assessori Licari e Angileri. È prevista la sfilata di 4 carri allegorici che riguarderanno il rispetto dell'ambiente, il mondo delle favole, Marsala Terremia e Garibaldi. Tutti sfileranno sabato 2 e lunedì 4 con partenza da via degli Atleti. È prevista inoltre una sfilata di maschere il 3 e il 5 marzo che partirà alle 17 da Piazza del Popolo. Questa era l'ultima notizia di oggi, prima della sigla, per la programmazione serale sulla nostra emittente. Questa sera torna lo speciale Televallo dedicato alle elezioni amministrative che si terranno il 28 aprile a Mazara del Vallo. Ospite in studio sarà il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Nicola La Grutta. Grazie per averci seguito e arrivederci.